Sì. Bella Gena, tanti ciao, saluti. Ciao, giovani, ciao. Si inizia subito questo fantastichissimo match. 3, 2, diciamo che c'è già molto favorito Simax, che è uscito vincente in più occasioni da Grand Final e che quindi adesso cerca di tenere alto il suo onore contro un giocatore che comunque è in via di affermazione. In questo momento i due giocatori stanno prendendo conoscenza, è come un lento risveglio dopo una sbornia, ma cominciano già a volare i primi cazzotti seri. Infatti Blaze comunque è un giocatore abbastanza serio, direi, con questo Darien, anzi è proprio alta lega dei Darien. Ma sono io che vedo le cose un po' lente per lo streaming, oppure stanno giocando proprio a un pochino a basso ritmo tutti e due i giocatori? No, il gioco sono, è esattamente questo. Sono due giocatori tattici, sono due giocatori astuti, si stanno imparando a conoscere in questo momento, è il loro primo caffè insieme. Ah, sicuramente Simax è un giocatore che è molto più navigato e molto più Simax sulla distanza dimostra la sua esperienza, ma Blaze risponde a tono con questi specie di PK Fire che non sono dei PK Fire. Arc Thunder, Arc Fire, Arc... Tu è sempre un PK Fire disastrato alla fine. Comunque vediamo che sta giocando bene, attenzione. Oh, attenzione, ricordo che siamo tornati alle due stock, quindi un errore fatale per un... Gyro. Attenzione, attenzione, mamma mia, per quanto la vedete. Blaze fa un rientro miracoloso, miracolato, però sbaglia il rientro e Simax lo punisce. Mai rollare contro Simax. Attenzione, up throw, prende la meteora. Finita, cioè... Non c'è futuro contro Simax, non c'è futuro contro Simax. Però confido in Blitz, so che se la potrà cavare. Poi Simax è un giocatore molto safe, molto cintura di sicurezza anche da fermo. Attenzione, true combo! Attenzione! Pure il gyro! Ma Blaze... Ah, no, voleva buttarlo proprio sul gyro? Forse ha giusto corso un pochino troppo Blaze. E dai, lancialo fuori, lancialo fuori, non ti perdere! Blaze è un giocatore forte, ma in questo caso gli sta mancando un po' di quel coraggio. Ah, questo dodge troppo prematuro. Quello è il grande Spectro, pregio di ancora non basta. È che è un grandissimo lettore. Ha letto più giocatori che libri nella sua vita. Beh, questo in realtà ha molte persone. Attenzione, attenzione! Guardate come gioca bene fuori bordo, guardate l'eleganza di questo giocatore. Ottimo, oh, Blaze! Attenzione, Blaze, un colpetto da maestro sulla coscia e però, senza dolore. Però 90% sono tanti da recuperare. Forse la piazzare qualche... Ma posso sperare in un rage effect? Ah, eccolo qua, il Nosferatu, mi immaginavo. Vabbè, ottimo, si trova... Ah, riesce a uscire Rob. Forse la rage gli rovina la combo. Attenzione, Toron, il Nosferatu! Mamma mia! Mamma mia, assurdo. Che combo, ragazzi! Si è recuperato anche un sacco di danni! E ha preso. Mamma mia. Ma attimi veramente intensi. Ci stavamo credendo però per un momento. Ma sì, io sinceramente lo vorrei in loser Simax. Intanto io probabilmente al prossimo turno è. Io avrei detto vorrei in winner Blaze, no povero Simax, lo butti in terra così. No, io potrei dire Simax in loser, non l'ho mai visto Simax in loser. Hanno già scelto, guarda, cioè manco hanno detto cambio, non cambio, già sapevano. E che cambia il logo? Allora, fatto il feed, prestigio. Forse il punto debole di Blaze è che io l'ho visto spesso cambiare main. Cioè non puoi. No vabbè, Darien è comunque il personaggio. Vabbè, ma Darien è un personaggio lento. È un personaggio un po' polpettoso. Non è più. All'inizio quando era uscito Smash 4 era un po' la sorpresa, la rivelazione. Ma oggi ci sono per me altri personaggi. Anzi, colgo l'occasione del fatto che siamo in streaming per dire, per piacere, nel fate corri. No, come? L'hanno già fatto. Un'altra attenzione, volta. Mamma mia, che situazione di rischio per entrambi. Bello. Bello questo Arc Fire. Vantaggio per Blaze in questo secondo match. Attenzione, sì, attenzione. Ancora attenzione. È una situazione che non sembra... Ah, ha finito i tomi. Ha caricato il fuoco. Altro fuoco. Mamma mia! Attenzione, attenzione! Grande Blaze, ragazzo, ottimo vantaggio! È una rivelazione! No, ma sta giocando veramente bene in questi ultimi tornei. Ha capito il suo avversario, l'ha letto e gli ha detto, ma stavolta sono io che leggo. Attenzione, attenzione, attenzione! Attenzione,
Toro e Torello, non si capisce chi è chi sia chi. Sim si è arrabbiato tantissimo questa volta. Attenzione, Sim comincia a giocare meno safe, più Punish Blair, però anche più incazzato. Attenta la meteora. Attenzione, è difficile di entrare contro Simax. Sì. Ah, quella meteora che prende la casa. Questo giocatore è che non perde mai la concentrazione. Quella meteora che prende la casa sua. Incredibile. Sì, capito. Anche che... da Roma a Napoli proprio. Recupera, scatti solo a te, da noi si vede benissimo. No, perché piatto loro che stanno in streaming. Attenzione, mamma mia, Blaze molto a rischio. Ottima, riesce a rientrare. Dash attack e spear, Gyro, ancora pari. Gyro, laser. Veramente alla pari. Gyro, meteora! No! Attenzione! Sbaglia hitbox. Si Max dimostra come al solito una grandissima concentrazione. Mamma anche mia, che rischio! Sotto pressione. E non è facile. Che rischio da parte di Blaze, mamma come mia. Come Darain comportarsi bene sotto pressione. Ottimo, ha parato adesso down mesh. Si Max si è perso, questo fa di lui un ottimo giocatore. Attenzione, adesso è Blaze che si trova sotto pressione e sta cercando di recuperare. Comunque queste due stock sono un'infamità proprio, ragazzi. Non se ne può parlare, non si può vedere sta roba. E... ottimo appear. Attenzione, comincia a caricare. Attenzione, Blaze può ancora spire i vantaggi. No, l'ho vista. Mamma mia. Perde i suoi vantaggi Blaze. È un momento difficile per lui. Ma sperato. Attenzione. L'ho sperato. Grande. Attento al muro. Attenzione. Rischioso. Punisce 2-0 per Sim Max. Ma Blaze ha giocato veramente bene. È finita così. Bei momenti. Bei momenti. Bei momenti. E Sim Max va a Berlino, ragazzi. Però tanto di cappello a Blaze.